Buonasera a tutti. Io ho tolto un po' l'audio, però se possiamo prenderci 2 minuti potete riattivarlo cliccando in basso a sinistra per chi non conosce lo Zoom. Ben collegati Certo. tutti quanti, ben rivisti per chi si è già rivisto e per chi è la prima volta che si collega con noi, ben collegati e ben arrivati a questa serata. Serata del Vivi la Selling Team, come tante serate che organizziamo, dedicate alla formazione, alla didattica e alla conoscenza e quindi a migliorare le nostre conoscenze soprattutto. Serata molto particolare, anche se abbiamo la patata in primo piano. Vero, mister Patata? Sì, dopo. Dopo, dai. Scollega l'audio che sennò sentiamo le patate che si scrocchiano. No. Ah, ok. Grazie. Benissimo, ben arrivati. Allora, questa serata è dedicata alla parte sportiva, ma un po' in generale comunque alla parte dell'alimentazione, diciamo così. E ho il piacere di presentarvi chi durante questo incontro parlerà di questa materia molto importante e non indifferente, soprattutto anche nella parte sportiva. Ma ne parlerà molto meglio di lui. È il nostro vicepresidente del Vivi la Selling Team, Enrico Claudio Della Libera. E lascio la parola a lui che magari si presenta un po' di più, vi spiega due o tre cosette. E cosa dirvi? Ci rivediamo un attimino più tardi, poi nella parte finale, magari se c'è qualche domanda. Comunque, se avete qualcosa da chiedere durante la presentazione, scrivetelo pure nella chat. E piccola accortezza per chi è collegato solo con il nome, se, poi dopo può darsi che Lara vi chiederà il contatto chi è, giusto per sapere chi si è collegato a questa serata, che fa parte dei percorsi oppure è arrivato con un link esterno. Intanto, buona serata a tutti. Claudio, ci sei? Pronti? Ci sono. Grazie. Bene, buonasera a tutti anche da parte mia. Saluto chi conosco, però vedo anche facce che non conosco, per cui ci sarà sicuramente l'opportunità di vederci in sede. Beh, anche già domani scendo, quindi magari se c'è qualcuno in sede, sicuramente, ci vedremo. Ecco, il mio compito questa sera, poi farò partire una presentazione, è molto semplice. Io voglio fare anche subito delle precisazioni, nel senso, sono tanti anni che opero nel settore dell'alimentazione e anche di quello che è il mondo dell'integrazione alimentare. Non sono un medico, per cui non aspettatevi una presentazione medicale, non è questo il mio compito di questa sera. Ma vi voglio semplicemente trasmettere quello che negli ultimi 30 anni ho avuto modo di imparare e di applicare su di me, fondamentalmente sul mio stile di vita, sia in ambito sportivo che non. Per cui questa sera so che ci sono collegate sì persone del Vivi la Selling Team, so che ci sono anche persone esterne che magari non fanno parte della nostra associazione, perché abbiamo comunque anche condiviso il link esternamente, e questo mi fa piacere perché così comunque possono partecipare a questa serata. Va bene quello che dirò, che vi racconterò questa sera, non solo per chi fa vela, ma sicuramente sono dei concetti che possono essere utili nella vita quotidiana. E poi è naturale che nel momento in cui vado a fare sport, dobbiamo implementare certe abitudini e avere dei stili importanti, diciamo, per chi vuole, per chi cerca una prestazione ottimale. Per cui, se tutti sentite bene, mi sembra di sì. Ok, perfetto, fantastico. Allora io condivido lo schermo, così partiamo con la serata. 45 minuti io dovrei rimanere in questi tempi, che così cerco di darvi più che altro degli input, delle informazioni. E poi da questo chi ha necessità e voglia di approfondire, insomma, si può fare sempre in questo modo o sicuramente dal vivo. Ecco, quindi parleremo sì di alimentazione e anche di integrazione nello sport, che oggi in questo secolo oramai non è più un optional, ma è diventata fondamentale proprio da un punto di vista anche scientifico. Vabbè, due parole su di me. Io ho praticato sport anche in giovane età,
sono arrivato vicino al settore professionistico in C2 a 16 anni, per cui è da allora che comunque coltivo la mia alimentazione, perché mi era imposta a suo tempo, e per cui nel tempo poi ho avuto modo di fare parecchi corsi e quindi di creare quel bagaglio che stasera cercherò in parte, insomma, di ritrasmettervi. Partiamo da qui. Nutrizione sportiva. Le finalità sono varie. Logicamente una buona alimentazione, che dovrebbe essere una buona abitudine quotidiana, ci permette di massimizzare quella che è la nostra performance. Se noi vogliamo delle buone prestazioni, quello che noi ingeriamo nel nostro corpo diventa poi fondamentale, soprattutto quando faccio sport. Ma non solo per migliorare la performance, mi serve anche per quello che può essere un recupero post-performance, quello che è la prevenzione degli infortuni e in ambiti professionistici anche prolungare la carriera. Sembrano cose scontate, ma è fondamentale come noi ci nutriamo, perché noi normalmente ci alimentiamo, che sono due cose completamente diverse, e io questo cercherò di trasmettervi questa sera. Nutrirsi vuol dire dare al nostro organismo quello che lui necessita in tutta una serie di sostanze di cui il nostro corpo ne ha bisogno. Se non lo facciamo, il nostro corpo va in carenza, e per cui ci sentiamo sicuramente più stanchi, meno lucidi, il nostro corpo si affatica e si è più soggetti anche a degli infortuni. È importante anche il timing. Cosa vuol dire? Al momento giusto devo dare anche l'energia giusta, quindi io dovrei anche distribuire dei pasti in funzione a quando mi alleno, in base a cosa devo fare. Se devo fare una preparazione, se devo fare un mantenimento, se devo fare un recupero, dovrei valutare anche una somministrazione, cosa che comunque noi già stiamo facendo da anni, anche di integratori che mi possono aiutare prima, durante o dopo la prestazione. Sono tutte queste cose che, messe insieme, mi possono portare ad avere, diciamo, una situazione ottimale nella mia performance. Principi generali della dieta. Questi li potremmo e li dovremmo applicare sempre. Innanzitutto la qualità. La qualità dei cibi che andiamo a cercare. Cosa vuol dire? Dovremmo cercare possibilmente di evitare il più possibile tutti quei cibi che sono troppo lavorati, che si allontanano troppo da quella che è la loro natura. In un corso che ho fatto col dottor Filippo Ongaro, che a me piace tantissimo, magari qualcuno di voi lo conosce, ma se non lo conoscete lo trovate anche nei social, ha scritto tantissimi libri interessanti, e lui, una volta, in quel corso lui disse: se andate a fare la spesa al supermercato, fate finta di avere di fianco la vostra bisnonna. Tutto quello che voi prendete negli scaffali, glielo fate vedere alla bisnonna, se lei lo riconosce lo mettete nel carrello, se non lo riconosce lasciatelo sul scaffale, perché allora non vi serve. E questo a me ha fatto riflettere, perché nella realtà oggi siamo in un'epoca dove noi abbiamo tantissimo cibo, quindi non moriamo di fame, ma viene definito spesso anche cibo spazzatura, quindi una bassissima qualità, un cibo che non ha nutrienti, per cui noi mangiamo ma non ci nutriamo, che sono due cose completamente diverse. Idem vale anche per la semplicità. Semplicità vuol dire cercare anche di variare la nostra alimentazione, non essere monotoni. Cioè, mi piace la pasta, va bene, ma non è corretto mangiare la pasta tutti i giorni. E quindi cercare di dare una rotazione, che poi vedremo, insomma, anche degli alimenti. Fondamentale oggi è sicuramente anche la freschezza. Questo magari diventa più facile per quello che può essere magari la verdura, dove oggi troviamo tantissimi chilometri zero. Anche noi ci riforniamo, ma noi stessi facciamo anche l'orto, per cui cerchiamo di mangiare quello che coltiviamo, e quello che può essere anche la reperibilità, magari anche di carni di qualità, una filiera del pesce che non sia magari allevato, ma pescato, quindi tutta una serie di cose che diventano fondamentali. E sicuramente la varietà dei cibi, quindi andare veramente a rotazione, anche perché molto spesso, se siamo monotoni in quella che è la nostra alimentazione, rischiamo poi nel tempo anche di insorgere di intolleranze, magari. Ne sentiamo sempre parlare, c'è una crescita pazzesca di intolleranze alimentari, quindi
mangiamo un determinato cibo, questo inizia a darci fastidio. Non dovremmo mai arrivare a quel punto. Non ci si arriva se noi coltiviamo questo tipo di alimentazione molto varia. Io direi di partire da qui. L'acqua. Io abito a Conegliano, quindi sono nella patria del prosecco e va benissimo il vino, ok? Ma sicuramente l'alcol nello sport non va assolutamente bene. L'acqua è il nostro principale nutrimento. Molto spesso ne beviamo troppo poca rispetto a quello che il nostro organismo ha bisogno. A volte scambiamo l'esigenza dell'acqua con l'esigenza di cibo. Se a volte abbiamo fame, provate a bere 2-3 bicchieri d'acqua, sparisce quella sensazione. Confondiamo degli input che il cervello ci dà. L'acqua è fondamentale, noi dovremmo bere circa 50 ml per chilo corporeo, sono dati abbastanza indicativi. I classici 2 litri e mezzo, 3 litri al giorno li dovremmo assumere, che non è solo acqua acqua, ma l'acqua la troviamo anche nella verdura, nella frutta, perché è anche in questi alimenti. Quindi l'acqua non ha calorie, non fa ingrassare, più diciamo ne beviamo meglio fa per il nostro organismo, soprattutto se poi è un'acqua di qualità, che anche questo è fondamentale, però questo magari è anche un altro argomento che potremmo magari anche affrontare un giorno. Noi abbiamo bisogno di più cose nel nostro organismo: carboidrati, che ci danno energia, proteine per i nostri muscoli e grassi, che servono come riserva energetica. Quindi andremo a vedere questa tipologia di sostanze, quali, dove le troviamo e quali è meglio ingerire nella nostra alimentazione, sia quotidiana, ma io direi soprattutto sportiva, nel momento in cui siamo sopra un'imbarcazione, siamo in regata, dobbiamo fare ore e ore dove abbiamo bisogno di avere energia, concentrazione, quando è ora di riposare, essere anche in grado di riposare, ma tutto questo funziona se nel nostro corpo ingeriamo gli alimenti giusti. E andremo a vedere subito i carboidrati. I carboidrati sono una fonte di energia. Come vediamo dall'immagine, carboidrati vuol dire pane, pasta, pizza, tutte quelle cose che associamo immediatamente. Carboidrato normalmente lo associamo alla pasta asciutta. Il carboidrato è fondamentale, in una prestazione sportiva noi abbiamo bisogno sicuramente di carboidrati che sono zuccheri, proprio sono i depositi, come vedete, corporei di carboidrati, glicogeno, noi abbiamo bisogno di circa 500-600 grammi. Cosa vuol dire? Che se noi eccediamo in carboidrati, soprattutto se non sono di buona qualità, che adesso vedremo quali sono, si tramutano in grassi. Quindi un'alimentazione scorretta, parliamo di farine bianche, tanto per intenderci, un'alimentazione di farina bianca significa aumentare il nostro peso e magari anche i trigliceridi nell'organismo. Quindi dovremmo sicuramente limitare, personalmente l'ho quasi tolta, almeno la semola di grano duro, raffilata al bronzo, tutto quello che è farina bianca, perché è di bassissima qualità. È un'invenzione degli ultimi 50 anni la farina bianca, perché una volta non c'era, ma l'industria alimentare ha scoperto che raffinandola, raffinando il chicco, che lo vediamo qui, anzi ve lo faccio vedere qui, poi torno indietro, raffinando il chicco, togliendo la crusca, ci rimane uno scarto, ma il nostro DNA per milioni di anni ha mangiato come mangiavano i nostri nonni, un alimento completo. E dentro, nella crusca, ci sono tutti quei nutrienti che servono a trasformare il cibo in energia. Ci sono tutte le vitamine B, ci sono le fibre, c'è la vitamina A, la vitamina E, lo zinco, cromo, cobalto, manganese, ci sono degli enzimi. Quindi se noi mangiamo raffinato ci perdiamo tutte queste cose. Quindi mangiamo ma non ci nutriamo, sono due cose completamente diverse. E l'ideale quindi è preferire cereali integrali, quelli veri, perché poi qui si apre il mondo delle etichette, anche qui mi sono fatto una cultura, quando andate al supermercato non fermatevi a guardare quello che c'è scritto davanti, pasta integrale con farina di... Poi andate, prendete la confezione, giratela e andate a guardare la tabella nutrizionale. Normalmente lo trovate in fondo quell'ingrediente, il 90% è farina bianca e poi ci hanno aggiunto un po' di...
non è integrale, deve essere integrale, vuol dire integrale, farina integrale 100%, e allora quello è il vero integrale. Le alternative, che sono ottime e sono anche quelle cose che la mia compagna sta preparando anche per la regata appunto della 200 di questo weekend, sono sicuramente il grano saraceno, l'avena, il miglio, la quinoa e l'amaranto. Questi sono tutti cereali che ci nutrono, ma la cosa importante, torno indietro, è questa. Se noi mangiamo alimenti di farina bianca, derivazione bianca, noi avremo un picco glicemico. Chi ha la glicemia alta, fondamentalmente, è perché mangia una montagna di zuccheri. Quindi deve cambiare assolutamente l'alimentazione se vuole rientrare in uno stato di salute ottimale. Se io mangio un alimento di farina bianca, mi crea questo picco glicemico e in un tempo molto veloce questo picco scende e il nostro pancreas secerne insulina, la glicemia scende e il nostro cervello richiama fame. Quindi anche come stile di vita, se noi mangiamo alimenti, provate a mangiare, adesso faccio un esempio, il pacchettino di cracker, ho fame, prendo un pacchettino di cracker. Mezz'ora dopo avrete fame ancora, perché crea questo picco glicemico. Nella nostra vita noi questo non dovremmo mai fare in modo che accada, ma dovremmo avere una curva glicemica molto blanda. E questo avviene se mangio cereali integrali o gli alimenti che abbiamo visto qui, grano saraceno, avena, perché sono alimenti completi, non permettono di fare questo picco glicemico. È anche vero che in ambito sportivo abbiamo anche bisogno di elementi che mi creino questa situazione, cioè devo ingerire degli zuccheri in modo che la glicemia va su veloce e in modo che mi stimola il glicogeno. Ma quello va bene, lo troviamo in altre cose, ma nella vita quotidiana, nell'alimentazione, noi dovremmo avere questo tipo di stile di vita. E qui vediamo proprio il confronto tra alimenti ad alto carico glicemico o a basso. Cosa vuol dire? A basso carico glicemico, abbiamo detto, lo troviamo sui carboidrati complessi o quelli integrali, quindi una fase preparatoria di un allenamento dovrei fare un pasto 3 ore prima della gara. È un po' il concetto della colazione che facciamo, che prepariamo prima della gara, prima di poi uscire, andare in mare e che c'è poi la partenza. In quel caso cereali integrali, potrebbe essere anche un dolce a colazione dove utilizziamo il grano saraceno o altre farine, diciamo, che hanno questa situazione. Però potremmo mangiare pane, pasta, riso, miglio, grissini, cracker, l'importante è che siano integrali o degli elementi che abbiamo visto prima. Nel momento in cui sto aspettando la partenza, quindi può essere la mezz'ora prima, durante la gara, tra una gara e la successiva, poi dipende anche dallo sport, logicamente, perché comunque questo è un concetto che possiamo abbracciarlo anche su qualsiasi attività sportiva uno va a fare, abbiamo bisogno di zuccheri immediati, quindi destrosio, sirope di glucosio, le maltodestrine, fruttosio, il miele, miele è zucchero naturale per eccellenza, la frutta essiccata. Quella è ottima da avere sempre con sé, se voglio energia immediata c'è dell'ottima frutta essiccata o la frutta stessa, quindi può essere la mela, la banana, frutta magari anche di stagione. Poi ci sono le proteine. Le proteine servono per i nostri muscoli, proprio servono per fabbricare i tessuti, gli ormoni, gli anticorpi, gli enzimi, i nostri muscoli. Sono uno dei 3 macronutrienti indispensabili per la nostra sopravvivenza. E dov'è che li troviamo? Li troviamo in tutti questi elementi che vediamo qua sotto, nel pesce, nei latticini, nelle carni, nella frutta secca, nei legumi e nelle uova. Quindi su quello che vi dicevo all'inizio, l'importanza di avere una rotazione dell'alimentazione è importantissima, perché cibo ce n'è tantissimo. Bisogna impegnarsi, non è facile, nel senso non è scontato, perché tutti abbiamo una vita, lavoriamo, i tempi sono sempre stretti, ma dovremmo prenderci lo spazio per mangiare in modo adeguato, perché il nostro corpo è una macchina perfetta e più la nutriamo bene, più funziona bene e ci dà una longevità nel tempo. Se la trattiamo un po' così, prima o dopo presenta il conto. E dal mio punto di vista, anche per i corsi che ho fatto, insomma, la salute ha un valore importante, ma soprattutto la prevenzione. La cura oggi costa 8 volte
di più rispetto alla prevenzione, per cui è meglio, come dice il detto, prevenire che curare. Proteine, noi ne abbiamo bisogno in base all'età, anche al tipo di attività. Normalmente si calcola 0,8 grammi di proteine per chilo, però per persone sedentarie, chi non fa sport, però invece chi fa sport ha bisogno di mangiare più proteine, da 1,5 a 2 grammi per chilo corporeo. E quindi bisogna anche impegnarsi in questo. La cosa molto importante è non eccedere con le proteine animali. Ad esempio, magari chi fa culturismo, lo sentiamo spesso, si bombardano di una montagna di carne proprio per fare massa muscolare. Ma la carne, lo vedremo, va mangiata in un modo corretto e anche vediamo poi di che tipo, proprio perché crea infiammazione nel nostro corpo. Il nostro corpo deve vivere possibilmente in un ambiente basico, non acido. La carne è un alimento acido, per cui se noi eccediamo con la carne creiamo questa acidosi nel sangue che poi non va sicuramente bene. E quindi ci deve essere un buon equilibrio con le fonti vegetali. Quindi pesce, carne, uova, legumi, frutta secca, formaggi, latte e yogurt sono tutti alimenti proteici che servono comunque per i nostri muscoli. Proteine animali, ecco qui, la carne. Come vi dicevo, i grassi saturi, quindi nella carne rossa ad esempio, una bellissima costata va bene se è saltuaria. L'eccesso di carne crea proprio un'infiammazione delle prostaglandine, quindi proprio infiamma il nostro corpo. Ecco perché diventa meglio diciamo alimentarsi con carni bianche. Apro la parentesi, carni bianche possibilmente sapendo la fonte di queste carni bianche, quindi se ho l'amico allevatore che mi alleva il pollo, i tacchini come una volta, ho anche una garanzia di qualità. Sappiamo che oggi purtroppo l'industria produce tutto molto veloce, siccome sono cresciuto anch'io con i polli in casa, quindi so cosa vuol dire mangiare un pollo vero e quanto tempo impiega a diventare un pollo, e quelli che mangi oggi hanno poco gusto e c'entrano poco o niente. Quindi se uno può, è bene anche cercare la qualità del cibo che mette a tavola. Per l'atleta la carne è fondamentale perché contiene ferro, che è altamente biodisponibile, e contiene proteine nobili, sono tutti gli aminoacidi essenziali. E quindi è un alimento che comunque serve nel nostro organismo. E il panin col saiame, o speck, che piace anche a me, ci sta, va bene, si mangia, ma è un tipo di alimento che va mangiato in modo saltuario. Quindi, diciamo, tutte le cose più buone, ho visto nel tempo, sì, ok, le mangio, però non devono essere un'abitudine quotidiana, perché altrimenti intossico il mio corpo, il primo a rimetterci è il fegato, logicamente. Quindi tutto quello che è scatolame, carni trasformate, tutto quello più lavorato è, meno è meglio mangiarne. Poi si è in compagnia, salame si mangia, si fa festa, non è un problema, però poi c'è anche modo di rimettere a posto, diciamo, quelli che possono essere gli sgarri. E vi posso garantire, da sportivo, se sgarri soprattutto sotto gara, poi in campo te ne accorgi. Nel mio caso, che giocavo a calcio, le gambe non giravano come avrebbero dovuto girare, quindi è veramente importante quello che mangiamo. Nella vela lo sappiamo bene, insomma, abbiamo bisogno di tanta concentrazione, energia, soprattutto anche per tempi lunghi. Poi ci sono le uova. Le uova, secondo me, è un mito un po' da sfatare, perché tante volte si sente dire: ma l'uovo dobbiamo stare attenti per il colesterolo, eccetera. Io mangio 2 uova al giorno, penso ormai da 15-20 anni. E il dottor Ungaro, anche lui nei suoi libri, nei suoi corsi, lo conferma anche lui. L'uovo fa bene, anche qui, possibilmente noi prendiamo le uova da chi ha le galline, quindi non le compriamo normalmente al supermercato, ci siamo cercati una filiera diretta, sappiamo cosa gli danno a mangiare. Sono cresciuto con le uova in casa, sì, con le galline in casa, quindi chi, insomma, come me ha provato una e l'altra capisce la qualità tra un uovo e l'altro. E quindi è un alimento povero, diciamo, ma è ricchissimo
di nutrienti, quindi ha una fonte proteica importante e quindi si può distribuire, diciamo, nell'arco della giornata. Potrebbe essere anche a colazione una frittata, potrebbe essere un uovo sodo, potrebbe essere anche alla sera, insomma uno poi se lo può gestire come meglio crede, però le uova, credetemi, fanno veramente molto ma molto bene. Il pesce va preferito alla carne. Di norma noi di abitudine, noi qui a Conegliano abbiamo il mercato il venerdì e per cui c'è sempre stata l'abitudine che il pesce si mangia una volta a settimana quando c'è il mercato. Poi uno compra le sardine e le fa fritte. Sì, va bene, ma non è proprio quello il concetto. Il fritto ogni tanto va bene, perché il nostro organismo ha bisogno anche di subire delle sostanze, diciamo, poco sane, ma non deve essere l'abitudine del pesce sempre fritto. Quindi va preferito sicuramente il pesce alla carne, perché il pesce è un antinfiammatorio, invece abbiamo visto che la carne infiamma il nostro organismo. Se si riesce almeno 3-4 volte a settimana sarebbe già una grande cosa, e come vedete il pesce ha gli omega 3. Penso che ormai lo sentiamo nominare tantissimo l'importanza degli omega 3, perché lavorano sul cuore, cervello, retina, sistema immunitario. È un potentissimo antinfiammatorio, ma negli sportivi lavora proprio sui processi infiammatori, previene gli infortuni e aumenta la resistenza alla fatica. Come vi dicevo prima, possibilmente pesce pescato e non allevato, perché sappiamo che quelli allevati, insomma, sono un po' come i polli, quindi crescono velocemente anche quelli. Le proteine vegetali. Qui torniamo un po' indietro, magari a come si nutrivano i nostri nonni. A volte li abbiamo un po' dimenticati, i legumi. Invece il legume, noi ne mangiamo moltissimi, sono ricchi proprio di proteine, di fibre, di minerali. Quindi posso anche utilizzare i derivati dei legumi, quindi non solo il fagiolo in sé, che è buonissimo anche nell'insalata, il classico, detto in dialetto, radice fasioi, che è un alimento completissimo, ma le farine stesse, piselli, ceci, lenticchie. E da queste farine, quindi magari è più un compito di chi sta in casa, la versione femminile, può preparare dolci, focacce, crepe con questa tipologia di farine. Infatti la mia compagna sta preparando delle cose appunto per la regata con delle farine che derivano appunto da queste sostanze, in modo che ho un alimento che mi nutre, ho le proteine vegetali, non ho il picco glicemico, perché questo alimento mi tiene giù la glicemia. Noi dovremmo sempre avere un abbinato, diciamo, abbinare i carboidrati e le proteine assieme in un modo equilibrato. E insieme ai cereali costituiscono una fonte completa di aminoacidi. Quindi anche qui, se non è un'abitudine che avete, pian pianino avvicinatevi alle proteine vegetali e ai legumi, perché nutrono, danno sostanza, saziano, allungano il tempo di nuovo appetito e per cui aiutano proprio a essere più forti e anche più concentrati. Poi ci sono i grassi. I grassi sono fondamentali. A volte vediamo il burro e lo demonizziamo. È logico che mangiare troppo burro non va bene, ma il nostro corpo ha bisogno anche di grassi e comunque i grassi non li trovo solo nel burro, ma li trovo in tutti i semi. Quindi i semi di girasole, i semi di lino, il che ne so, mi mangio uno yogurt e ci posso mettere dei semi insieme, proprio perché servono come riserva energetica. Noi quando facciamo attività fisica, che l'ideale sarebbe farla a digiuno in ambiente esterno, quindi al freddo, perché noi andiamo magari in palestra perché è caldo, si sta bene, ma il nostro corpo reagisce in modo diverso, quindi a digiuno. In un ambiente freddo stimola immediatamente il bruciagrassi. Quindi se voglio anche migliorare la mia condizione fisica o del peso da perdere, gli allenamenti andrebbero fatti in questo modo. Oggi purtroppo la società ci porta a fare attività fisica la sera, perché giustamente uno magari lavora, non ha possibilità di farla al mattino, ma l'uomo della caverna non la faceva la sera, nel senso l'uomo della caverna si alzava. Il nostro DNA è quello e andava a cacciare, quindi noi siamo abituati a muoverci presto. Facendo attività fisica di sera, facciamo l'effetto opposto, risvegliamo il metabolismo in ora tarda,
facciamo tutto all'incontrario di quello che sarebbe il concetto della salute. Quindi dove si può, se si può fare al mattino e vi cambia la giornata, vi dà un'energia pazzesca. Oltre ai semi, sicuramente l'avocado, che anche questo è un frutto pazzesco, ricchissimo di grassi buoni per il nostro organismo, e un buon olio di oliva. Anche qui un mito da sfatare, poco olio. È logico che se lo uso in frittura, è logico che diventa, tra virgolette, tossico e non va bene. Ma l'olio a crudo è ricchissimo di omega 3, quindi utilizziamo l'olio come un olio di qualità, logicamente, come condimento, senza esagerare, il giusto equilibrio in tutto. Grassi buoni e proteine sono anche la frutta secca. La frutta secca è noci, mandorle, anacardi, noci del Brasile, le nocciole, sono ricchi di proteine, grassi, omega 3 e fibre, quindi utilizziamole come spuntino. Se ho fame a metà mattina, a metà pomeriggio o durante la regata, ho un calo di energia, diventa anche facile mangiare delle mandorle, delle noci, aggiungendo logicamente poi anche dell'acqua. Questo mi nutre e mi bilancia i picchi glicemici. Se l'aggiungo a un frutto diventa top, perché ho lo zucchero della mela, ad esempio, i carboidrati della mela, che mi farebbe il picco glicemico. La frutta secca mi abbassa immediatamente il picco. Quindi io mi sazio, ho un'energia in corpo, mi dà forza, mi dà concentrazione e mi fa star bene per un'altra oretta, un'oretta e mezza sicuramente. Quindi questo diventa anche proprio nella vita, io la utilizzo tantissimo la frutta secca, ma anche alla sera, se uno, adesso vi do così, è sul divano e guarda la TV, è naturale che viene più semplice aprire il pacchetto di patatine, e ci sta, per carità, e uno mangia quelle. Ma se mi mangio della frutta secca e ci bevo un po' d'acqua, cambia tutto. Mi sparisce il sensore della fame, mi nutro e quando vado a letto dormo sicuramente in modo diverso, piuttosto del pacchetto di patatine, che poi magari diventano due. Vitamine e minerali antiossidanti nello sport contrastano infiammazioni e radicali liberi. Frutta e verdura, ne mangiamo, da dati statistici, purtroppo, troppo poca per quello che serve per il nostro organismo. Noi dovremmo mangiare, e i LARN europei stanno continuamente crescendo, abbiamo sempre sentito 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Qui ho messo 7, gli ultimi dati scientifici danno 12, quindi fantascienza. Se vi chiedo di alzare la manina, quanti oggi hanno mangiato 7 porzioni di frutta e verdura di colore diverso, fresca, di stagione e biologica, faremo fatica forse a raggiungere una manina alzata. Perché non è facile, non è così scontato riuscire a farlo. Ma è fondamentale cercare di impegnarsi a farlo. Perché? Perché la frutta e la verdura abbassa le infiammazioni nel nostro corpo. Noi viviamo, ormai è definito, uno stato cronico di infiammazione silente. Non la sentiamo, poi improvvisamente il nostro corpo presenta il conto, va in tilt. Quindi su queste cose ci dovremmo ragionare e magari migliorare, per chi non lo sta già facendo, le nostre abitudini quotidiane. E sicuramente anche le spezie, che sono sottovalutate perché sono ricche di vitamine, minerali e fitonutrienti. Quindi un po' tutto questo messo insieme ci fa star sicuramente meglio. Ecco, anche qui è importante cercare la frutta e la verdura di stagione. La grande industria, quando andiamo al supermercato, troviamo fragole tutto l'anno, buonissime con la panna, anche a dicembre, però io qui nell'orto le fragole a dicembre non nascono. Il nostro DNA è fatto di stagioni. Una volta i nostri nonni mangiavano i cibi che la terra produceva. Quindi una cosa è il percorso industriale, che è business. Una cosa è il nostro corpo, che ha bisogno di essere nutrito. Poi sono scelte, uno fa quello che vuole, giustamente, della sua vita, ma se vuole un fisico sano,
una longevity, quindi da proiettarsi al futuro, un fisico dinamico, pimpante, forte e lavorare sulla prevenzione, determinate cose dobbiamo per forza farle. Quindi riepilogando, per avere diciamo una dieta completa, suggerimenti per una dieta sana per l'atleta ma anche non, dovremmo bere, come abbiamo visto, molta acqua, utilizzare cereali integrali, alternare le proteine, quindi non solo la carne, ma i pesci, legumi, uova, formaggi, l'olio di oliva, spremuto a freddo, possibilmente con una bassa acidità, le oleaginose, quindi tutti i semi, la frutta secca, mangiare almeno 7 porzioni di frutta e verdura e utilizzare le spezie. Questo dovrebbe essere la base del nostro stile di vita, perché nel momento in cui vado a fare sport è come dire voglio fare una casa, ma non ho fatto le fondamenta, cioè non posso iniziare dal tetto. E quindi sono delle abitudini, alcune cose magari le stiamo facendo, altre le sappiamo, perché non credo che vi sto raccontando cose fantascientifiche, sicuramente molti di voi le hanno già sentite, però a volte le sappiamo ma non le mettiamo in pratica. Quindi il compito è proprio questo, cercare di migliorare le abitudini se uno ha l'obiettivo di vivere in salute e di avere più energia poi quando fa attività fisica, in questo caso la vela di cui stiamo parlando. Poi ci sono anche gli integratori alimentari nello sport. Qui se ne discute tantissimo da tanti anni, servono, non servono, possono servire, eccetera. Allora, a livello scientifico, se uno vuole una performance ottimale, io ho rapporti anche con professionisti in vari settori sportivi, l'integrazione è l'ultima cosa, perché prima viene l'alimentazione, ma è fondamentale. Perché raggiungere oggi, vengono chiamati i LARN, sono il fabbisogno minimo giornaliero che una persona dovrebbe avere con l'alimentazione, purtroppo si fa fatica, perché come abbiamo visto il cibo oggi non è più quello di una volta, quindi è veramente carente di nutrienti. Nel momento in cui vado a fare attività fisica, se voglio una performance ottimale, se già da sedentario faccio fatica a raggiungere quello che serve al mio corpo, immaginarsi quando vado a mettere sotto stress in modo importante il mio corpo. Faccio anche fatica a recuperare dallo sforzo, rischio l'infortunio, quindi sono tanti poi i fattori. Per cui la supplementazione serve, è una scelta per carità, ma aiuta, diciamo, diventa anche il modo più economico oggi, perché viviamo in questa epoca, per sopperire a quello che oggi l'industria ci propone a livello di alimentazione. Io questa sera vi voglio parlare di un qualcosa che avete già visto in sede, per cui chi frequenta appunto la sede di Vivila, sono dei supplementi che ha già fatto le regate, li ha già visti, che si chiama X-Export Nutrition, e abbiamo scelto di utilizzare questi supplementi per due motivi. Uno, perché nascono da uno studio scientifico che è durato 10 anni, in collaborazione in questo caso col Milan Lab, ma non c'entra l'aspetto Milan Calcio. Milan Lab è il centro di ricerca più importante in Europa, ed è stato fatto un lavoro, proprio uno studio scientifico sui DNA degli atleti, per cui da questo studio durato 10 anni, con oltre 600 scienziati alle spalle, è nata una linea di supplementi dal professionista a scendere. Nello stesso tempo sono utilizzati nella TP 52 Super Series, che è il massimo evento di vela al mondo, e per cui se voglio una performance ottimale devo anche scegliere il miglior supplemento che posso trovare nel mercato. Questo mi permette di avere più energia, più idratazione, minore affaticamento dall'inizio alla fine, e anche logicamente un rapido raggiungimento dei risultati. In sede c'è questa locandina, abbiamo messo una vetrina proprio con i supplementi che vengono usati anche poi nelle regate. Io vi voglio parlare di questi perché sono quelli che abbiamo già testato anche alla 500x2 in altre regate, e abbiamo visto i benefici su chi li ha diciamo utilizzati, e anche Gianluca che è qui sicuramente dopo può confermare. Perché i supplementi sono tanti, ma non ha senso parlare, io questa sera non voglio
parlarvi di prodotti per vendere dei prodotti, ma di uno stile di vita e per chi vuole scoprire comunque un qualcosa che viene utilizzato anche a livello professionistico, che può aiutare a migliorare la performance se uno lo desidera, se no rimane una mera informazione e va benissimo così. Per cui chi li vuole testare in sede, abbiamo creato anche un pack, nel senso di bon, voglio provare comunque qualcosa, voglio capire, con 10 euro uno può avere uno per tipo e così anche modo, ma chi già fa le regate li trova già poi nella dotazione in regata. Io vi parlo di questo qui, sono i sali minerali, si chiama XX Refresh, e questo vi posso garantire, poi nella vela, ma non solo, ma nella vela si riesce a utilizzare in modo importante, è fondamentale. Perché? Perché all'interno ha delle sostanze che adesso andremo a vedere, che ci servono a dare energia immediata, energia media e energia più lenta, perché dentro c'ha glucosio, maltodestrina e fruttosio. Quindi nel momento in cui io devo fare una prestazione, ci sono in commercio, diciamo, dei sali minerali dove picchiano, mi danno una botta di energia, ma finisce anche velocemente. Io qui invece ho un qualcosa che nasce da fonti naturali, dove sì, avrò un'energia subito, però prolungata anche nel tempo. Siccome la regata dura ore, quindi ipotesi, sto partendo, prima di partire, bere un po' di questo sale minerale sicuramente mi dà forza, energia, concentrazione, perché ha queste cose all'interno. Ma non solo, quindi oltre a questi tre carboidrati, che hanno questi tre tipi di rilasci, ho anche sodio, cloruro, potassio, magnesio e calcio e guaranà, radice di maca e quercitina. Cosa vuol dire? Sali minerali, quindi elettroliti, il sodio, il cloruro, il potassio, il magnesio e il calcio, mi vanno a creare un equilibrio tra quelli che sono i sali che avrò nel nostro sangue e l'acqua. E questo è fondamentale. Ci sono sali minerali dove li bevo, e questo mi capitava anche a suo tempo quando giocavo a calcio, e più li bevi, più sete ti fanno, perché sono strapieni di sale, quindi non creano questo equilibrio osmotico. Ma soprattutto è alcalinizzante. Vi dicevo prima, noi dobbiamo vivere un ambiente, le nostre cellule, è un ambiente alcalino. E quindi qui ho anche un integratore che dentro ha delle sostanze che mi creano questa situazione, quindi non acido. Normalmente gli integratori in commercio sono tutti acidi, e quindi mangio già acido, prendo un integratore acido, amplifico l'acidità nel mio sangue. Questo è un aspetto fondamentale. Invece qui alcalinizza. All'interno hanno inserito il guaranà, che è una caffeina, come bere una tazzina di caffè, che ci aumenta, però logicamente è una caffeina ricavata dal guaranà, che aumenta la performance atletica, è un stimolante e riduce l'affaticamento fisico e mentale, che è quello che a noi serve. La radice di maca, che è sudamericana, è un tonico adattogeno, resistenza allo stress, migliora la stanchezza fisica e mentale, e in più c'è la quercitina, che è un potentissimo antiossidante. Faccio sport, ossido la cellula, devo assumere degli antiossidanti. Questa quercitina la trovo nella cipolla rossa, nella cipolla bianca, nel peperoncino, nella mela rossa, nei mirtilli, quindi questi sono alimenti che comunque dovrei nutrirmi molto spesso. E questo diventa veramente un ottimo sale minerale per chi vuole, diciamo, la prestazione, ma soprattutto toglie la sete, dà energia e concentrazione, quindi veloce, media e lunga. Poi ci sono le barrette. Queste sono delle barrette che possono essere utilizzate come snack o spuntino. E sappiamo bene che in determinate situazioni si fa fatica anche magari a mangiare, e però devo buttare giù qualcosa. Ecco che in alternativa alla frutta secca, un pezzo di barretta, che questa è molto bilanciata, perché contiene un po' tutto, diciamo che una intera potrebbe essere addirittura un sostitutivo di un pasto, dentro c'è vitamine, minerali, fibre, proteine, quindi mi dà un equilibrio glicemico e non contengono coloranti, conservanti, aromi e OGM, che è fondamentale. Poi ci sono degli energy drink, questi possono piacere, non piacere, ma
oltre ad essere la bibita ufficiale della TP52, è la cosa interessante che dentro hanno tantissima vitamina B. E abbiamo visto prima che la vitamina B trasforma il cibo in energia. Non hanno zucchero, sappiamo che in commercio ce ne sono, soprattutto una molto famosa. Ecco, calcolate che una di quelle è un piatto di pasta asciutta in zuccheri e abbiamo capito che troppi zuccheri non vanno bene nel nostro organismo. Qui ho zero zucchero, ma invece ho una bibita, sì, energetica, che mi dà energia immediata se necessito di avere energia immediata. Questo è un supplemento da tenere in tasca anche qui, perché magari la lattina potrebbe essere scomoda. Naturale anche questo, contiene tutte le vitamine B e la yerba mate, che è un'erba sudamericana che contiene caffeina. E quindi questo mi dà immediatamente, ma immediatamente vuol dire immediatamente, energia, mi toglie la stanchezza fisica e mentale. Ecco, se voglio dormire, questo no, perché vi risveglia e vi dà energia per una buona oretta. Poi finisce l'effetto e sicuramente arriva la stanchezza di prima. Però ho bisogno, questo è veramente una bomba come supplemento, oltretutto adatto anche ai vegetariani, non a glutine, non a zucchero, quindi sono veramente degli articoli di altissima qualità, perché oggi le esigenze sono tante. E vado a chiudervi con questo, che sono degli stick di magnesio. Questo potrebbe essere un prodotto da recupero, nel senso ho fatto la prestazione, arrivo stanco, ho bisogno di recuperare tutta la parte sia mentale, psicofisica, i muscoli che sono stati sotto sforzo. Il magnesio è fondamentale e questo ci supporta proprio questi tipi di funzioni. Nello stesso tempo lo potrei usare perché devo riposare, quindi ho bisogno di calmare la mia parte, diciamo, sia mentale che fisica, e siccome sono delle bustine che si mettono direttamente in bocca, è l'ultima formulazione scientifica, per cui non va in digestione nell'intestino, va subito in circolo, è praticamente immediato, mi dà un senso logicamente di calma, quindi può essere usato anche se uno deve riposare quell'oretta, diventa un mio rilassante del sistema nervoso, quindi ha più funzioni. Nella vita quotidiana, se uno vuole migliorare il riposo notturno, preso la sera prima di dormire, aiuta a dormire meglio. Non risolve, non sto parlando chi ha problemi di dormire, quello è un altro discorso, è proprio un mio rilassante, quindi magari aiuta a staccare un po' il cervello dalla vita quotidiana. Ecco, questi sono i supplementi che abbiamo già utilizzato e testato e vediamo che funzionano e quindi volevamo, comunque chi non li conosce, farvi anche capire, perché magari si viene in sede, si vedono lì dei prodotti e magari uno non sa neanche da che parte arrivano, è anche giusto sapere qual è la fonte. Però sono l'ultima cosa del carro. Tutto quello che vi ho detto prima è la parte più importante, che uno se la deve gestire nella sua vita quotidiana, che è l'alimentazione. Quindi selezionare i cibi, se non lo state facendo, iniziate, provate, ma vedete che mangiare in un certo modo cambia proprio l'umore, il mindset, si è molto più energetici, si riposa meglio, mette insieme tutta una serie di condizioni che ci fa star bene. Io vi metto la locandina perché non ve l'ho detto all'inizio, questo è il primo, ne faremo tre serate per chi ha piacere di partecipare. Questa era la prima, per cui ho anche terminato e sono stato anche nei tempi come avevo promesso. Poi, ripeto, ho voluto darvi degli input, c'è modo di approfondirli perché gli argomenti sono ampi. Quello che vogliamo fare la prossima volta, che è mercoledì 3 maggio, ci sarà la mia compagna, che è quella che prepara tutto il cibo, la cambusa, diciamo, per le regate. Infatti è già ai fornelli, che sta già preparando per la regata appunto di sabato, perché determinate cose anche qui si possono già preparare, mettere sotto vuoto e quindi sono già pronte, perché hanno una durata logicamente nel tempo e diventano pronte all'utilizzo. E per cui ci sarà lei che vi argomenterà nutrizione e preparazione della cambusa e quindi vi farà vedere un po' di cose nello specifico, quindi sulla base di quello che vi ho detto questa sera vedremo
proprio la parte pratica, che non è solo la regata, perché questo stile di vita, ok, sì, sportivo, ma possiamo portarlo anche nel quotidiano, perché la colazione con i muffin, che so che sono piaciuti molto nell'80, o il dolce, il tortino che c'era al mattino, che lo vedete qui rappresentato, si può fare normalmente nella vita di tutti i giorni. Quindi posso iniziare ad abituarmi a nutrire il mio corpo giorno per giorno senza aspettare di uscire in barca, fare la regata o le crociere, le mini crociere e tutto quello che comporta, o le uscite, insomma, che normalmente si fanno. Ecco, io direi che tolgo la condivisione, perché vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, possibilmente semplici, nel senso che sono in grado di rispondere, ben volentieri. Quelle che non sono in grado di rispondere, ho modo di informarmi se sono troppo tecniche, con persone con cui collaboro anche in ambito medico e per cui posso darvi risposte ben più precise. Vai Marco, che vedo la manina alzata. Ciao, ciao, sì. E io ero curioso di capire, le uova, che anch'io ne mangio tante, sì, qual è il miglior modo per cucinarle? Cioè, dal punto di vista nutrizionale, voglio dire. Ma l'uovo... Non c'è. Questo, per darti una risposta proprio precisa, posso chiedere a una persona più... No, possibile. Vabbè. Io normalmente le mangio, cioè, dall'uovo alla cocca, alla frittata... cruda, cioè, nel senso, non c'è anche una garanzia della fonte, insomma, ci sta. Beh, anche io le faccio un po' in tutti i modi. Di norma le cuciniamo, ecco, per dirti, all'interno di uno strumento, di un'unità di cottura, perché abbiamo un'unità di cottura che rimane abbondantemente sotto gli 80 gradi quando va in cottura, perché tutto quello che mangiamo vogliamo mangiare anche i nutrienti che ha all'interno, no? Quindi molto spesso, però quello sarebbe un altro argomento ancora, noi cuciniamo con delle unità di tempistiche per velocità che va tutto in ebollizione o sopra i 100 gradi, per cui andiamo a distruggere i nutrienti che ci sono negli alimenti, oppure facciamo bollire le verdure, buttiamo via l'acqua e ci teniamo la verdura. Dovremmo buttare via la verdura e tenerci l'acqua, perché è andato fuori tutti i nutrienti, no? E quindi anche l'uovo stesso, è un po' il concetto del caffè, no? L'uovo stesso noi lo mettiamo dentro questa unità di cottura, quindi è un'unità un po' particolare, si chiama wok, dove facciamo tutto lì sotto. Ci mettiamo magari un primo, che può essere la quinoa. Poi c'è una griglia, sopra ci mettiamo le verdure grigliate, ci mettiamo le uova, magari ci mettiamo il muffin che si cucina per la colazione il giorno dopo, quindi su un'unica unità possiamo cucinare, certo, anche per 2 giorni. Quindi questo è quello che facciamo noi. Sì, poi sì, per sì. Carità, secondo me è più importante la fonte dell'uovo. Il modo in cui viene cucinato. Sì, secondo me sì, perché... Va bene, grazie. Grazie, grazie a te. Vedo Mauro... Ciao Claudio, ciao caro. Ascolta, sono arrivato tardi, dopo le 9, e vedevo che parlavi delle porzioni di verdura. Per porzione cosa intendi? C'è un peso? Non lo so, ho preso il discorso a metà, ecco, solo per sapere. Di solito più o meno il palmo della mano, è una porzione, a occhio dovresti andare così, quindi tu immagina 7 palmi, una mela... sta qui, cioè tu calcola il palmo della mano come una porzione, sarebbe meglio avvicinarsi più alle 12 che alle 7, cioè verdura possiamo mangiarne a montagne, nel senso, okay, è meglio aumentare i consumi di verdura, magari rispetto alla frutta, perché la frutta è piena di zucchero, certa frutta ne ha tantissimo di zucchero, ma verdura in abbondanza e possibilmente, dopo l'oggio barca diventa complicato, ma nella vita quotidiana andrebbe mangiata prima di mangiare il carboidrato o la proteina, cioè che ne so, mi faccio il filetto di pesce,
prima mi mangio la verdura di stagione, ci butto dentro di tutto e di più. Io oggi ho tagliato l'insalatina fresca dall'orto, ci butti dentro le carote, il finocchio, un po' di semi, cioè cerchiamo di dargli colore e non mangiare verdura solo che è verde, ma io lì dovrei avere il verde, il bianco, il rosso, cioè abituiamoci ad avere più colori possibili e in modo abbondante, perché comunque la verdura che cosa fa? Mi prepara alla digestione, quindi a quello che andrò a mangiare successivamente, ma avendo fibre, logicamente si gonfiano e mi danno già anche un senso di sazietà. Il nostro cervello inizia a capire che noi stiamo mangiando se dopo 10-15 minuti mastichiamo. Tante volte in 5 minuti abbiamo fatto il giro della tavola e siamo già operativi, purtroppo, perché la società oggi è questa, perché c'è poco tempo. È come non aver mangiato, cioè per il nostro cervello lui dice ma quando è che mi dai da mangiare? Quindi noi abbiamo ingerito delle cose, però non va come dovrebbe, quindi dovremmo veramente rivedere un po' i nostri stili di vita, prenderci degli spazi, mangiare, nutrirsi e masticare lentamente, cioè prenderci come una volta lo spazio, che è una cosa importante. E allora se mangio bene, mi nutro, anche nella vita quotidiana, che poi tutti noi abbiamo comunque un lavoro che necessita di concentrazione, di forza, di rapporti con le persone, stiamo meglio, altrimenti si va un po' in tilt. Non so se... No, ma parlando di colore della verdura, ma l'olio d'oliva, stiamo sul verde o vogliamo stare bassi? L'olio non è una verdura. L'olio va bene. Anche rosso potremmo dire, perché tu hai del buon vino, c'è il resveratrolo che va benissimo, però ok. Anche l'uva è frutta, logicamente, però. No, dai, un buon olio di oliva, come abbiamo visto, ci sta, però cerchiamo la verdura di stagione. Ecco. Abbondate di verdura, che fa solo che bene. Ok, grazie. Grazie a te. Ci sono altre domande? Volentieri. Io non ho visto la chat, ma l'avrei vista te, Gian. Sì, diciamo che allora c'è una domanda di Marco Giacometti, se non mi sono perso a leggere anche tutto il resto. Dicevi di evitare lo scatolame, vale anche per il pesce? Sì. Poi è logico che in extremis, per carità, ok, però meno scatolame mangiamo, meglio è. Sicuramente un pesce pescato e messo a cucinare è completamente diverso da un pesce in scatolato. È distante dalla filiera. Noi dobbiamo avvicinarci più possibile alla filiera di produzione. Questo vale per la verdura, vale per la carne, vale per il pesce, vale per tutto. E qui vedo anche una risposta che ha dato Andrea Nardi, che tra parentesi è anche un medico, per cui la verdura viene anche assimilata se introdotta per prima, se cruda, per il pH che trova nello stomaco, se mangiata dopo le proteine, soprattutto il tipo di carne, l'ambiente diventa acido e rovina le verdure. Ecco, quindi se avete domande più particolari ho anche chi mi supporta per le risposte. Ok. Ok, se avete altro, o se no io vi ringrazio per l'attenzione e sicuramente ci vediamo live dal vivo, non solo su Zoom, e così poi magari con l'occasione, se avete altro da chiedere, insomma sono ben a disposizione, molto volentieri. Per qualsiasi altra cosa, logicamente c'è anche Gianluca, quindi... Se non raggiungete me o Gianluca o Lara, chiedete pure a loro, insomma, ecco, ok? Ecco, bene Claudio, allora innanzitutto ti ringrazio per la preziosissima serata e diciamo così per questi spunti che sicuramente si possono anche, per chi è più interessato, diciamo così, a andare a come dire,
a verificare proprio soprattutto sulla parte delle integrazioni dell'integrazione. E Claudio insieme a Gioia Federica ci ha preparato delle cambuse per quello che riguarda le regate. Io vi posso portare la mia esperienza, quella mia di Enrico, e vi posso garantire che alimentarsi in maniera corretta e sana non fa la differenza, fa tanta differenza, perché soprattutto noi che abbiamo fatto le regate in per due, dove quindi tra ore di sonno che non fai delle ore di sonno, in pratica, quindi tra sonno mancante, tra dispendio di energie che è sicuramente molto più alto rispetto a una regata in equipaggio, e quindi dove ci sono solo due persone a bordo, e a volte e spesso si è anche da soli a governare l'imbarcazione, ecco che avere evitare soprattutto questo picco glicemico e avere una corretta alimentazione ci ha fatto sì di riuscire a rimanere anche concentrati. E in una regata lunga questo fa tantissima differenza, perché poi ci sono, sapete, le regate si dividono per magari regate a bastone, che sono un po' più giornaliere e quindi hanno, diciamo così, questo picco di attività che può durare fino all'ora, all'ora e mezza, e le regate lunghe invece sono delle regate che partono e finiscono dopo una serie magari di giornate in base alle miglia di percorrenza. È chiaro che soprattutto in una 500 miglia, io adesso estremizzo per quello che abbiamo qui vicino a noi e possiamo, diciamo, toccare con mano, dove le giornate sono veramente tante, dove le ore di sonno che non si fanno e si perdono sono veramente tante, quindi devi riuscire a switchare velocemente in on-off tra mi riposo e sono pronto per ammainare un genacker. Cioè aver avuto l'alimentazione corretta, ci siamo veramente accorti di quanto importante fosse. Non per niente ci siamo accaparrati Gioia e Federica facendola lavorare, poverina, prima delle regate, e queste cambuse tecniche, chiamiamole così, perché non sono delle cambuse classiche del panino col salame, ok? Hanno fatto sì che comunque l'alimentazione corretta, partendo proprio dalla colazione, che sarà un po' quello che succederà adesso con la regata alla 200, di avere un'attività non solo sportiva, ma proprio un'attività di alimentazione fatta nella maniera più giusta. Quindi lo scopo dell'associazione è quello di fare lo sport nel migliore dei modi, e se questo lo possiamo migliorare semplicemente, perché in realtà non è che sia poi così complicato mangiare bene, bisogna solo conoscere e fare le cose corrette, come giustamente Claudio ci ha fatto notare questa sera. Bene, se non ci sono altre domande, io... Ne vedo una di Manfredi. Manfredi. Come inquadriamo il cioccolato nella corretta alimentazione? Beh, io ti dico la mia esperienza personale. Ciao Manfred. Ciao Claudio. Allora, io il cioccolato lo mangio tutti i giorni, un quadratino, fondente almeno all'80%, perché il cioccolato fa bene al cuore. Quindi una stecca no. Siamo sempre lì. Se stiamo negli equilibri va bene, se esageriamo, come tutto nella vita, non va più bene. Il cioccolato, quello fondente, sicuramente è di qualità superiore rispetto al cioccolato al latte, insomma, ecco. Va bene, quindi posso portare in regata la cioccolata di Modica. Va bene, beh, quella di Modica è buona. Grazie Claudio. Prego. Poi, Manfredi, sicuramente ogni cubetto di cioccolato fumerà due sigarette in meno, quindi secondo me sarà ancora più infatti aiuta anche per quello, sì. Ecco. Va bene, io vi ringrazio tutti di esservi collegati questa sera, mi ha fatto molto piacere, ho visto che siamo molto numerosi e vi aspetto per le prossime serate, ne abbiamo parecchie in calendario. Questa che è una di tre perché che riguardano proprio l'alimentazione e poi tantissime altre che riguardano un po' la navigazione e tante altre cose anche a sorpresa che stiamo cercando di preparare. E che dire, per chi non ha cenato, buona cena adesso, pensateci cosa dovete mangiare a quest'ora, ok? Visto la tarda, fate i conti giusti. E vi aspetto, qualcuno lo vedremo domani già dalla mattinata,
e poi gli altri ci vedremo come al solito nei vari percorsi. E chi vorrà passare qua da noi in sede a darci un saluto, soprattutto delle persone che sono nuove e non conosciamo, vi aspettiamo sempre volentieri per possiamo bere un po' di vino di Manera, sì. Sì. Il rumoso è buono quello di... Manera, però portala, non fare il tirchio. No, ce l'abbiamo. È che è nostro. Ah, boh. ce l'abbiamo, lo porta sempre lui, non è che... Ah, bene. Dopo la regata, però. Quello sì, dopo. Sì. Per festeggiare, ovviamente. Per festeggiare la vittoria. Certo. Va bene, ragazzi. Buona a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Grazie mille.